Questo pomeriggio interverrà Mauro Reali, dottore di ricerca in storia antica e docente di liceo a Vimercate e autore di numerose pubblicazioni scolastiche e scientifiche. È autore storico della casa editrice Da Genius Loci a Primordia Rerum per la letteratura latina, di Le pietre parlano nel 2018 per Geostoria Biennio, del versionario greco-latino Allos Idem nel 2020. Collabora con l'Università Statale di Milano e in quanto giornalista pubblicista è direttore responsabile della ricerca, semestrale di approfondimento didattico di Loescher Editore. Non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola al relatore. Grazie agli studenti, ai colleghi che vogliono così condividere con noi un po' di tempo e a chi mi ha presentato. Allora, entro subito nel vivo della questione perché i temi che affronteremo oggi sono tanti e alcuni lo saranno affrontati anche in forma così piuttosto rapida, con l'idea che poi all'interno delle classi possano essere ripresi e approfonditi. Allora, la studiosa Maria Paola Castiglioni, autore di un libro di cui qui si vede la copertina, molto recente appunto, che è del 2020, invita a non generalizzare il ruolo della donna nella Grecia antica, perché non di donna, dice, ma di donne greche bisognerebbe parlare, seguendole nella loro traiettoria biografica, inserita ciascuna in un contesto sociale, politico ed economico che ne ha condizionato l'esistenza. Non esiste, come dire, una donna in assoluto, esistono tante donne e direi alcuni aspetti però in comune nel mondo greco e nel mondo romano li possiamo trovare perché greci e romani hanno mostrato nei confronti del sesso femminile una evidente forma di discriminazione, che è legata a pesanti pregiudizi sull'inferiorità o sulla incapacità o addirittura sulla pericolosità delle donne. Se è vero che il poeta greco Sofocle, poeta tragico, nel V secolo a.C. fa dire a Ippolito: O Zeus, perché dunque hai messo tra gli uomini un ambiguo malanno, attenzione, una malattia alla donna, portando le donne alla luce del sole? Ecco, ho usato questa espressione, ambiguo malanno, perché è diventata famosa anche grazie agli studi della giurista Eva Cantarella, è diventata ormai il simbolo della condizione femminile nell'antichità. Ecco, questo suo libro, edito nell'81, L'ambiguo malanno, che è diventato veramente un caposaldo degli studi di questo genere. A sua volta, però, io affiancherei un'altra espressione, che è quella che ha dato il titolo a questa nostra chiacchierata, no? Quella dello storico belga John Scheid, storico molto autorevole, insomma, che ha definito le donne antiche indispensabili straniere. Infatti, l'indispensabilità del loro ruolo biologico, ovviamente senza le donne la società, la comunità non avanza, ma anche delle loro funzioni nella sfera familiare, economica e sacerdotale, è riconosciuta dai greci e dai romani. Eppure le donne, anche quelle libere, anche quelle che hanno la cittadinanza, sono considerate ai margini del contesto politico-sociale, come avveniva per gli stranieri. Quindi indispensabili stranieri. Ecco qua. L'ambiguo malanno di Eva Cantarella e la storia delle donne, dove c'è quel saggio di Scheid a cui ho fatto riferimento. Propongo un altro libro piuttosto recente sulla donna romana di Francesca Cenerini e mi dà lo spunto per riflettere su questa marginalità sociale della quale ho parlato, che avrebbe origini naturali, no? Come ci ricorda appunto Francesca Cenerini, che cita in un suo libro, quello di cui vedete la copertina, un'affermazione dell'agronomo latino Columella del I secolo d.C. Cosa dice Columella? La donna è destinata per natura ai lavori domestici, l'uomo all'attività forense e al lavoro all'aria aperta. Quindi è una marginalità che i romani pensavano derivasse da una condizione oggettiva, biologica,
non culturale. Allora, oggi non possiamo parlare delle donne nell'antichità in assoluto, perché sennò avremmo bisogno di 10 ore, ma vorrei parlarne brevemente solo e soprattutto dal punto di vista giuridico, no? Relativamente alle condizioni di donne, attenzione, libere, tranne qualcuna, e cittadine, ad Atene e a Roma, ricordando, e questa è una cosa importante, come fossero loro sempre preclusi i diritti politici attivi, cioè partecipare con il proprio voto alle scelte dello Stato, e passivi, cioè essere elette a cariche pubbliche. Godevano solo di altri diritti. Io non mi avventurerei a parlare di diritti civili o di diritti umani. Per il mondo antico sono termini, direi, che gli storici tendono a non usare. Sicuramente però non avevano diritti politici. E questo è un po' il punto di riferimento, l'elemento chiave della nostra riflessione. Allora, Atene, qui vediamo una bella veduta dell'Acropoli di Atene, e che cosa capitava ad Atene? Beh, capitava una cosa, direi, molto evidente, insomma, e cioè che le donne ateniesi erano considerate del tutto prive di capacità giuridica e come tali necessitavano della tutela del parente maschio più prossimo, e quindi del padre, del fratello o del marito. Dunque, non potevano agire in tribunale come parte, e anche il loro diritto di testimonianza era marginale. Attenzione, non solo le donne non avevano diritti politici, ma anche, per esempio, se avessero dovuto farsi valere, farsi sentire in tribunale per qualche cosa che avevano subito, lo dovevano fare per il tramite di alcuni uomini, no? E ancora, come dire, ancora ad aggravare la questione, erano escluse dal diritto di proprietà, limitato ai maschi. Da ciò consegue l'impossibilità di stipulare degli atti che superino, questo è una cifra simbolica, il valore di un medimno d'orzo, 50 litri d'orzo, ecco, come pure quella di fare testamento. Le donne non potevano possedere nulla ad Atene. A Roma sarà diverso. Le donne non avranno tanti diritti, non avranno i diritti politici, e anche per quanto riguarda gli altri diritti non ne avranno tantissime, però potevano possedere, potevano avere dei beni, potevano testare. E questa è una cosa che fa un po' la differenza, perché l'indipendenza economica, voglio dire, nella sfera non soltanto individuale, ma anche collettiva, può avere delle ricadute molto importanti. Ecco, la sfera religiosa. Un ambito dove alle donne veniva lasciata una certa, come dire, una certa importanza era quello religioso. Ad Atene, come in altre poleis, le donne, nonostante avessero limitazioni in ambito matrimoniale, culturale, lavorativo, ripeto, avevano nella sfera religiosa la possibilità di esercitare degli importanti sacerdozi. E qui ne vediamo un paio che sono tipici di Atene, insomma. La sacerdotessa di Atena Polias, niente po' di meno che la sacerdotessa di Atena, la divinità appunto protettrice della città, era una carica destinata a una donna della nobile famiglia degli Eteobutadi, difficilissimo da dire, insomma, il termine. Famosissima fu Lisimachè, che ricoprì la carica, attenzione, per 64 anni a cavallo tra il V e il IV secolo avanti. Nel 360, dopo la sua morte, le fu eretta una cosa eccezionale per una donna, una statua sulla croce. Ecco, altro sacerdozio importantissimo, quello di Demetra Ikoria, dell'Eusi, quindi connesso con i misteri eleusini, una carica riservata a un'altra nobile famiglia, quella dei Filleidai. A fine V secolo, quindi più o meno in contemporanea con Lisimachè, si ricorda Teano, che secondo Plutarco ebbe anche compì un atto politico coraggioso, rifiutandosi di maledire Alcibiade al tempo del famoso scandalo delle Erme, no, nel 415. Lei disse che una sacerdotessa deve benedire, non maledire qualcuno, dando segno di grande indipendenza. Allora, Lisimachè, ecco qua, forse questa statua
questa testa, anzi questo ritratto, è una copia umana del volto di Lisimachè, realizzata dal grande scultore, scusate, Demetrio di Alopece e al British Museum. La sua figura, ecco, ci porta a fare una riflessione, no? Perché, insomma, donne come Lisimachè o come Teano effettivamente non facevano politica, no? Non potevano fare politica nel senso tecnico, cioè non avevano diritti politici passivi, non potevano avere delle cariche. Però in qualche modo un condizionamento della vita politica ateniese, visto che avevano questi sacerdozi così importanti, la potevano dare. Lisimachè, secondo alcuni, ispirò la Lisistrata, no? La commedia di Aristofane, nella quale una donna, appunto di nome Lisistrata, convince le mogli ateniesi allo sciopero del sesso per convincere i mariti alla pace durante la guerra del Peloponneso. Ecco, abbiamo poi notizia di altre donne influenti nella politica ateniese, sempre però in forma indiretta, tra loro Elpinice, la sorella di Cimone, e soprattutto Aspasia, la concubina di Pericle, sulla quale direi ci fermeremo un attimo di più. Aspasia, la sfacciata concubina di Pericle, non sono io che la chiamo così, non sono io che mi sono trasformato in moralista, ma è il commediografo Cratino, no? Che la chiama così, ed era una donna nata a Mileto in Asia Minore, una importante colonia greca dell'Asia Minore, ed era dunque una meteta, cioè una straniera residente ad Atene, e perciò probabilmente Pericle non la sposò mai. Ci sono dei dubbi, ma è abbastanza probabile che le cose siano andate così. Era una donna emancipata, colta, raffinata, con una concezione paritaria del rapporto tra i sessi. Aveva addirittura aperto una scuola filosofica dove si insegnava e si discuteva filosofia, retorica, frequentata da donne e da giovani e anche da fanciulle, spesso accompagnate dai loro mariti, e intratteneva rapporti con intellettuali come Socrate, Fidia, no, lo scultore del Partenone, e il poeta Anassagora. Ecco, poeta e filosofo Anassagora. Anzi, si racconta che Socrate invitasse le mogli dei suoi amici o dei suoi discepoli ad andare a sentire Aspasia discutere di filosofia. Certamente lei, che fu la compagna di Pericle per tanti anni dopo che Pericle divorziò dalla sua prima moglie, ebbe un processo per impietà, attenzione, e per lenocinio. Lenocinio significa che la si accusò di essere una tenutaria di un bordello. Ecco, pensate quanto fango è stato buttato su di lei. E in realtà le accuse a lei erano accuse a Pericle da parte degli ambienti conservatori, che venne accusato almeno in un paio di volte di aver fatto delle scelte politico-militari spinto da lei. Ecco qua, qui abbiamo Pericle e Aspasia, insomma, in due ritratti che oggi sono ai Musei Vaticani, così mi piace ricordare che Aspasia ha avuto anche una grande fortuna per quanto riguarda le arti figurative, no? Qui in pieno clima neoclassico, una scena di Aspasia che discute con Socrate e con il giovane Alcibiade, con il quale si dice abbia avuto anche un flirt, oppure il grande Alma Tadema, no? Che in un bellissimo quadro che è al Museo di Birmingham mostra Fidia che sta facendo vedere il fregio del Partenone ai suoi amici, e tra questi c'è anche velato capite, no? Come direbbero i latini, con la testa velata anche Aspasia. Allora, donne e commedia. La commedia ad Atene fu un genere letterario che ebbe forse maggiori implicazioni politiche, direi che era il luogo dove si dicevano tante cose che non si potevano dire altrove, no? Se la sacerdotessa Lisimachè ispirò la Lisistrata, no? Del poeta comico Aristofane, scusate,
Qualcuno pensa che questo stesso autore si sia ispirato ad Aspasia, che già aveva attaccato direttamente negli Acarnesi del 425, per la commedia Le Ecclesie Azzuse, cioè Le donne al Parlamento del 392 a.C. Attenzione, Le Ecclesie Azzuse sono una commedia, paradossale, no, come molto spesso le commedie, ma questa in particolare. Cioè, le donne qui, capeggiate da una tale Prossagora, ottengono di poter sedere nell'ecclesia, cioè nel Parlamento. Una cosa impensabile. Dove però, ed è qui c'è la misoginia di Aristofane, ma anche di tutta la componente maschile dell'Atene del tempo, dove però, essendo donne, deliberano solo delle proposte assurde, irrealistiche, no? E in primis una sorta di comunismo dei beni, ma anche degli affetti. Tutto dovrà essere in comune, dai proprietà dei terreni, i soldi, e perfino i mariti dovranno essere in comune in questa follia che le donne, secondo Aristofane, sono capaci di avere. Qui un discorso di Prossagora, no? Dove, ripeto, chiede l'abolizione della proprietà privata. Nessuno di voi però si metta a contraddire o a interrompere prima di essere al corrente del mio piano e sentire le spiegazioni. Propongo dunque che noi si faccia una società in comune, di cui tutti si servano per vivere, e che non ci sia uno ricco e l'altro miserabile, e che uno abbia terra a non finire e l'altro neanche per la tomba, e uno abbia un branco di servi e l'altro nemmeno un aiuto. I mezzi per vivere dovranno essere comuni e uguali per tutti. Eccoci qua. Insomma, l'ecclesia era la sede dove il cittadino libero, maschio, poteva esercitare il diritto di esprimersi, l'isegoria, per di più con la libertà di parola, la parresia, ed esprimere il proprio voto. Essere cittadini ateniesi, hanno scritto gli studiosi, sia cittadini maschi ovviamente, era come essere iscritti a un club di maschi privilegiati, cui era concessa l'isonomia, cioè l'eguaglianza davanti alla legge. Le donne, i minori, gli schiavi, gli stranieri erano esclusi dal club e quindi da ogni diritto politico. Qualora si sovvertano le regole, no, come si racconta nella commedia, e le donne vogliono deliberare per il pubblico interesse, e cosa possono fare le donne? Ne deriva un confuso, pericoloso mondo alla rovescia, come quello che viene mostrato da Aristofane nelle Ecclesie Azzurre. Diverso il caso della Lisistrata, perché in quel caso le decisioni femminili riguardavano la sfera privata, no? Le donne in camera da letto possono, tra virgolette, anche comandare, ma certamente non lo possono fare sedute, sugli scranni del Parlamento, insomma, ecco, l'ecclesia si teneva sulla Pnice, sulla collina della Pnice, o nel teatro di Dioniso. Quindi assolutamente no decisioni politiche da parte delle donne. Un accenno soltanto a Sparta, avremmo bisogno di un altro webinar solo su Sparta, quindi ho deciso di non parlare di Sparta. Cito soltanto un passo di Plutarco, no? Un giorno una donna straniera avrebbe detto a Gorgò, la moglie del re di Sparta, Leonida: voi spartane siete le sole donne che comandano i loro uomini. E Gorgò rispose: sì, ma siamo anche le uniche capaci di generare dei veri uomini. Allora, il mondo dorico a cui Sparta appartiene, ripeto, avrebbe bisogno di un altro tipo di discorso, anche se in realtà noi sappiamo che la propaganda ateniese dipingeva le donne spartane come troppo libere e dissolute, no? Non è vero. Semplicemente l'idea del cosmos, cioè della Costituzione di Licurgo, era quella di dare loro un'educazione paramilitare, pubblica e promiscua, per poterle fare diventare forti e quindi capaci di generare guerrieri sani e coraggiosi. Non è che le venisse data loro più libertà, le si faceva allenare, le si faceva rinforzare fisicamente e mentalmente per diventare madri di futuri guerrieri valorosi. Nel mondo dorico però, ecco, come dimostrano anche le leggi cretesi di Gortina, quelle di cui vediamo sotto una parte,
Le donne avevano comunque alcuni limitati diritti patrimoniali, potevano possedere per esempio alcune terre, cosa che ad Atene non era possibile. Ecco, ovviamente anche in ambito dorico i diritti politici erano assolutamente negati. Quindi abbiamo, direi, con questa piccola coda spartana, abbiamo concluso quello che è il... così la brevissima panoramica sul mondo greco. Ecco, immagino che poi anche i colleghi insegnanti che sono in collegamento potranno riprendere con i ragazzi qualcuno di questi aspetti che io ho trattato, direi forzatamente, in modo rapido. Una bella veduta del foro. E che cosa succedeva a Roma? Ecco, io voglio cominciare con un'epigrafe trascritta, epigrafe trascritta in latino, ma noi la leggeremo in italiano adesso, no? Però voglio solo farvi vedere qualche termine che ho messo in grassetto, no? Nomen, parentes, mareitum, gnatos, domum. Cosa dice questa epigrafe? È l'epigrafe funeraria di una donna morta, diciamo, nel primo secolo avanti Cristo, secondo primo secolo avanti Cristo, insomma. Cosa dice? Si rivolge direttamente al passante, no? Straniero, poco da dire, fermati e leggi. Questo è il sepolcro non bello di una donna che fu bella. I genitori la chiamarono Claudia, amò il marito con tutto il cuore, mise al mondo due figli, uno lo lascia sulla terra, l'altro l'ha deposto sottoterra. Amabile nel parlare, onesta nel portamento, domum servavit, lanam fecit. Custodì la casa e filò la lana. Queste erano le sue funzioni. Ho finito, vai pure. Ecco, il testo rende bene l'idea di una subalternità della donna. La donna è subalterna rispetto alla famiglia, infatti è Claudia, ha solo il nomen della famiglia del padre, si ricorda che è stata fedele al marito, ha messo al mondo i figli e che il suo mondo è quello della donna, della casa, no? Dove fila la lana e custodisce quello che c'è dentro. Le sono negati, ovviamente, i diritti politici. Qualche altro diritto, mi chiedo, ci chiediamo, e la risposta è sì. Effettivamente, le donne romane avevano, contrariamente a quelle ateniesi, capacità giuridica. Cosa significa? Significa che questa capacità si concretizzava in alcuni diritti legati al ius civile, cioè al diritto civile, di ereditare, possedere beni, fare testamento. Ecco, poiché però, come sostiene Gaio, uno dei giuristi più famosi della romanità, attenzione, in molti articoli, qui è una citazione letterale, della nostra legislazione la condizione femminile è inferiore a quella maschile, si riteneva comunque che le donne dovessero agire sotto una tutela maschile. Un passo avanti c'è rispetto ad Atene, ma l'idea della tutela maschile rimane. È però vero che, come sempre, il diritto si evolve, no? Nel corso dei secoli, e con Augusto viene istituito lo ius trium liberorum, cioè il diritto dei tre figli. È abbastanza singolare ai nostri occhi, no? Le donne che avessero avuto tre figli venivano liberate dalla tutela, cioè se tu hai messo al mondo tre figli puoi andare in tribunale da sola a far valere i tuoi diritti. Ecco, col tempo questo è come se la maternità desse un sovrappiù di maturità alla donna, di maturità giuridica. Col tempo la tutela si affievolisce e si afferma l'idea, che la donna possa agire sempre di più al di fuori della potestas del marito, del padre, scusate, la potestas è quella paterna, e della manus, cioè dell'autorità del marito, oppure la tutela di terzi nel caso la donna non sia sposata, quindi il fratello, lo zio, insomma. Roma aveva tutto un sistema di tutele molto bene codificato. Niente vino però. Una battuta. Però fino a un certo punto, nel 186 avanti Cristo viene emesso il Senatus Consultum de Bacchanalibus, un Senatus Consultum, una delibera appunto che ha valore di legge del Senato,
che limita il culto di Bacco che veniva dalla Grecia, attenzione, che vedeva coinvolte molte donne, no? Quindi è una specie di divieto di assembramento, di riunione di donne e soprattutto il divieto che quando le donne si riunivano potessero bere il vino, che era comunque qualcosa di legato al culto Bacco. E questa paura che le donne bevano il vino ha portato nel corso del tempo all'affermazione dello ius osculi, il diritto di Bacco, cioè il pater familias e i parenti maschi più prossimi avevano il diritto dovere di baciare sulla bocca una donna di famiglia per controllare il consumo di vino. In realtà il controllo del vino era un pretesto, no? Ecco, era un pretesto, come dire, ideologico per impedire alle donne di comportarsi da uomo e ribadire quindi l'autorità maschile. Era un paletto, insomma. Certe cose le fanno gli uomini, riunirsi, assembrarsi, diremmo oggi, termine che di questi tempi è molto di moda, bere vino è roba da uomini, voi non lo potete fare. Anche a Roma le sacerdotesse hanno peso, tutti conoscono le vestali, no? Anche se in realtà delle vestali sappiamo pochissimo, è un sacerdozio tanto antico e tanto noto che ci sfuggono alcuni aspetti, anche direi credo rilevanti. Erano 6 donne nobili, scelte tra i 6 e i 10 anni dal Pontifex Maximus, quindi dal capo della religione romana, che servivano la Dea Vesta, no? La Dea del Fuoco, per 30 anni. Erano votate alla verginità e le donne che trasgredivano erano sepolte vive, no? Ecco, qui c'è una questione quasi antropologica. Perché vergini? Ecco, secondo alcuni studiosi la verginità era un modo per privare le donne della maternità ed equipararle ritualmente ai maschi. Siccome erano sacerdotesse di potere, che avevano effettivamente un ruolo anche, tra virgolette, politico di rimando, il fatto di non essere madri le poteva, come dire, fare sembrare più vicine alla condizione dei maschi. Non c'è accordo, ecco, tra gli studiosi su questo tema, ma è un tema rilevante perché molti aspetti di questo sacerdozio sono ancora oscuri, risale alla notte dei tempi, addirittura Livio ci dice che Rea Silvia, la madre di Romolo, era una vestale, quindi dobbiamo veramente andare come dire, nella fase più antica della storia romana. Donne indipendenti, ecco qui andiamo verso come dire, un discorso che è un po' più documentato, no? È un po' meno generico dal punto di vista, diciamo, della storiografia. Cioè, l'impressione nostra è che in età tardo-repubblicana, no? E soprattutto in età imperiale, si tollerassero di più delle forme di indipendenza economica delle donne, no? Abbiamo parlato prima del fatto che le donne potessero possedere dei beni e alcune di queste diventano delle vere e proprie imprenditrici. Più difficile tollerare che le donne, specialmente se nobili, colte e belle, in qualche modo si possano immischiare della politica. Io vi faccio vedere prima, in modo molto rapido, due esempi, no, di donne che hanno provato a immischiarsi nella politica e che hanno avuto giudizi durissimi, moralistici, da parte appunto di figure come Cicerone o come Sallustio, no? Per esempio Clodia Pulcra, no? La lesbia di Catullo, insomma, era nobile, vedova del console Metello Celere, era amante del poeta Catullo e non solo, ma soprattutto era la sorella del tribuno della plebe Clodio, no? Che era un acerrimo nemico di Cicerone, che lei supportò, direi, con i suoi giochi anche, direi, tra il sentimentale e il politico. Ecco, poi abbiamo Sempronia. Sempronia era la nobile moglie del console decimo Giulio Bruto, forse complice della congiura di Catilina del 63 avanti Cristo. Ecco, sarebbe interessante adesso, ma non abbiamo tempo, ve li faccio vedere rapidamente, leggere quello che dice Cicerone
di Clodia nella Procelio e leggere quello che dice Sallustio di Sempronia nella Congiura di Catilina, insomma, lo potete leggere con i vostri insegnanti. Quindi qui abbiamo una Cicerone dice: supponiamo che una donna senza marito abbia spalancato la sua casa alle voglie di tutti, e qui non vado nemmeno avanti perché ci sono espressioni pesantemente offensive nei confronti di Clodia. Ecco, le donne che provano a come dire, a intersecarsi con la politica si beccano delle prostitute, insomma, si beccano questo tipo di offesa, così come era stato anche per Aspasia. Oppure Sallustio, ecco, fra di loro c'era Sempronia, fra i congiurati, era una donna bella, colta, eccetera, ma tutto le era più caro del pudore. Ecco, le donne che provano a immischiarsi nella politica vengono sempre colpite su quel lato lì. Sono delle donne, come dire, lascive, che non hanno altro che il piacere come finalità della loro azione. Quindi il lusso, il sesso, ecco, queste sono le cose che vengono imputate a queste donne. Ma noi abbiamo degli esempi che sono, sì, qui sempre il nostro Almatadema, che a me piace molto, insomma, Catullo a casa di Lesbia, Lesbia e il suo passero. Mi piace ogni tanto dare qualche immagine così della memoria che questi personaggi hanno avuto nel corso dei secoli. Parlerò adesso di una figura che è molto interessante. Insomma, noi abbiamo la fortuna di avere avuto e di avere tuttora Pompei, no? Ogni tanto salta fuori qualcosa di nuovo, di strepitoso. Avete visto tutti, come dire, il bancone del Termopolium, il carro che è saltato fuori un mesetto fa. Ecco, abbiamo da Pompei una conoscenza profonda e diretta della vita romana. Eumachia, no? Imprenditrice a Pompei. Abbiamo due epigrafi, in una si ricorda che lei, figlia di Lucio, fu sacerdotessa pubblica e a nome suo e del figlio Marco Numistrio Frontone costruì a proprie spese un vestibolo, una galleria coperta e dei portici. La stessa li dedicò alla Concordia e alla Pietas Augusta. Un'altra epigrafe, la base di quella statua che abbiamo visto prima. A Eumachia, figlia di Lucio, sacerdotessa pubblica, i lavandai dedicarono. Ecco, noi sappiamo che nel 2 d.C. questa donna fece costruire un edificio, forse uno spazio ricreativo, commerciale, con i suoi soldi, a nome del figlio. E il figlio divenne poi duovio, noi diremmo sindaco di Pompei, sponsorizzato dalla ricchezza della madre. La madre finanzia la campagna elettorale del figlio. Attenzione, la famiglia era ricca, la famiglia di lei era ricca, e una ricchezza iniziata con la viticoltura, accresciuta con la produzione di mattoni e con gli interessi nel tessile. Ecco, noi sappiamo che è Eumachia ad amministrare i soldi di famiglia ed è per questo, tra l'altro, che viene nominata patrona del collegio dei fullones, cioè degli stracivendoli, dei materassai, dei lavoratori del tessile. La città l'ha fatto anche sacerdotessa. Quindi attenzione, una donna ricca che mette la sua ricchezza, direi, a favore della carriera politica del figlio. Due fuoriclasse, Cornelia Agrippina e Minore, qui siamo ad un altro livello. Qui abbiamo due donne che sono implicate direttamente con il potere, sono qualcosa di più, diciamo, di donne indipendenti, no? Allora, tutti quanti sappiamo che Cornelia è la madre dei Gracchi, dei due tribuni della plebe assassinati, insomma, nella seconda metà del secondo secolo a.C. Ma chi era Cornelia? Era, oltre che madre di Tiberio e Gaio Gracco, era la figlia di Scipione l'Africano, il vincitore di Annibale. Andata in sposa intorno al 175, appunto, al nobile Tiberio Sempronio Gracco, ebbe da lui 12 figli, tra i quali, appunto, i due celebri tribuni della plebe. Le fonti antiche ne fanno un esempio di rigore, di moralità, lei chiamava i figli i miei gioielli, rimasta vedova, si occupò personalmente dell'educazione dei figli, rifiutò promesse nuziali vantaggiosissime e dopo la morte dei figli Cornelia si ritirò a Miseno presso Napoli,
dove visse almeno fino al 110, onorata, rispettata, come veramente una matrona di grande peso. Ecco, in seguito, e questa è la cosa interessante, in età augustea le fu addirittura eretta una statua in uno spazio pubblico, la prima donna della storia di Roma, Lisimachè e Cornelia, insomma. Ecco, di essa purtroppo c'è rimasta solo la base, con la semplice iscrizione, adesso la vediamo, Cornelia, figlia dell'Africano, madre dei Gracchi. Gli storici antichi non ci forniscono notizie concordi sull'atteggiamento di Cornelia nei confronti delle battaglie politiche dei figli, però noi sappiamo che lei li supportò sempre, insomma, questi figli. E mi piace farvi vedere soprattutto questa bellissima base di statua, appunto, Cornelia Africani Filia Gracchorum, no? Figlia dell'Africano, madre dei Gracchi. Di età successiva, ma la statua è indizio della grande venerazione che i romani avevano per questa figura femminile. Ecco, di tutt'altro tenore quest'altra donna di cui voglio parlare adesso brevemente. Agrippina Minore, sorella, moglie, madre di imperatori, era la figlia di Germanico e di Agrippina Maggiore. Sposò in quarte nozze l'imperatore Claudio, che era suo zio, e lo spinse ad adottare e a scegliere come erede Nerone, il figlio che lei aveva avuto in un matrimonio precedente da Gneo Domizio Enobarbo. Per rendere Nerone imperatore, Agrippina non esitò a far assassinare, dicono le fonti, lo stesso Claudio e anche Britannico, cioè il figlio di Messalina e Claudio. Gli storici ce ne parlano come di una donna austera, con un comportamento quasi maschile, no? E pertanto coltivava delle passioni da uomo, come la politica e la letteratura. Tant'è che si dice che abbia scritto anche un'opera storica, oggi perduta, intitolata Commentari, quindi dei diari storici. Durante il regno di Nerone si comportò da vera first lady, anzi forse più da dark lady, no? Cercando di guidare il giovane princeps, con l'aiuto del filosofo Seneca e del prefetto del pretorio Afranio. La sua invadenza fu però tale che Nerone nel 59 d.C. la fece assassinare a Baia, in Campania. Quindi, donna di potere, ecco, agì sempre perché ipsa semet partia maioribus suis imperi sociam ferebat, si considerava parte dell'impero fondata dai suoi antenati, dice Tacito. Era infatti pronipote di Augusto, sorella, moglie, madre di ben tre imperatori, Caligola, Claudio e Nerone. Tale forza d'animo gli derivava anche dall'esempio della madre, Agrippina Maggiore, figlia di Giulia, quindi nipote di Augusto, e Tacito stesso ci descrive con parole analoghe, quando ricorda le viriles cure, cioè le preoccupazioni e le occupazioni da uomo di Agrippina Maggiore. Ecco, un'altra cosa accomunava le due donne, la pettinatura, la conciatura. Guardate, Agrippina madre sulla sinistra e Agrippina figlia sulla destra, la Maior e la Minor, sono le prime donne a Roma a farsi ritrarre così, con questi capelli ricci, con la scriminatura centrale, appunto. E cosa fanno le imperatrici? Cosa fanno le donne della casa regnante? Fanno moda, perché mondo è mondo, le pettinature delle donne di potere, o oggi diremmo dello spettacolo, fanno moda. E vi voglio far vedere una cosa così, che può avere un suo interesse. Questa è una stele che viene dal Museo Archeologico di Milano, dove sono raffigurati due uomini e una donna nella parte centrale. Bene, siamo più o meno in contemporanea con l'età delle Agrippine, siamo nel primo secolo d.C. Questa donna è una donna di condizione non certo elevata, ma come si fa a raffigurare? Si fa raffigurare pettinata come l'imperatrice, pettinata come la first lady che c'è in quel momento a Roma. Certamente sia il suo parrucchiere, probabilmente, no? Sia lo scultore che ha fatto che ha inciso questa stele, non era bravo come quello che raffigurava le donne della casa regnante, però c'è questa voglia di imitare le imperatrici. Insomma, io sostengo che sarebbe anche bello fare un'analisi, ma oggi parliamo di donne, e invece i due uomini sono esattamente pettinati con la frangetta, come Tiberio, come Claudio, insomma, come i parenti di Agrippina.
Quindi l'imitazione del potere è qualcosa di estremamente interessante. Magari ci faremo un webinar prima o poi. Andiamo verso la conclusione. Vi faccio vedere due libri su Agrippina che vi consiglio caldamente, uno di Lorenzo Braccesi e uno di Andrea Carandini. Non potevo chiudere con questa lastrina, no? Anche se in realtà avevo promesso che avrei ho visto che Alessandra ha messo il link a un mio articolo appunto sulle Agrippine che ho scritto qualche tempo fa sulla ricerca e la ringrazio. Allora, ho detto che avrei parlato di donne con diritti di cittadinanza, di donne cittadine. In realtà questa non lo è, però io sono particolarmente affezionato a questa lastrina. È una lastrina funeraria di una schiava che scrive semplicemente Eufrosine, Pia, no? Il suo nome proprio è Eufrosine, Pia è un aggettivo, docta nove musis, no? È stata istruita dalle nove muse, filosofa, vixit, abbreviato, annos viginti, morta a 20 anni. Una schiava morta a 20 anni che si autoproclama filosofa. Allora, piccola curiosità, questa lastrina non è più a Roma, ma diciamo dalla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, è a Corbetta, nella collezione privata, niente po' di meno che di Carlo Dossi, del grande autore scapigliato, che faceva collezioni di antichità strane, stravaganti, e ha voluto a tutti i costi questa lastrina. Io ho avuto l'onore, il privilegio di pubblicarla un po' di anni fa, ormai tanti anni fa, e si tratta dell'unico caso epigrafico in tutto il mondo romano di termine filosofa al femminile. Non è l'unico caso, in letteratura c'è, anche Cicerone lo usa qualche volta, ma sulle epigrafi è l'unica donna che si autoproclama filosofa. Io non so che cosa volesse dire, non so se davvero fosse appassionata di filosofia, se fosse una specie di sinonimo di pedagoga che si occupava dell'istruzione delle ragazze di una nobile casa romana, oppure se magari fosse un soprannome, no? Una donna che aveva così intelligenza, arguzia, cultura e la chiamavano la filosofa. Però così volevo condividere con le persone che mi stanno ascoltando questa lastrina. Tra l'altro, se avete voglia, qui faccio una piccola chiosa, Carlo Dossi ne parla delle sue famose note azzurre, scrive delle piccole osservazioni su questa stele, che sono, come al solito, molto curiose e molto divertenti. Allora, davvero stavolta dobbiamo andare verso la conclusione, perché dobbiamo tenere una decina di minuti per le eventuali domande. Ecco, è possibile una conclusione? Io sono andato un po' di corsa, lo so, però ho cercato, direi, come dicevo prima, di fotografare il problema. Ecco, è davvero molto difficile tirare le somme per un'epoca così ampia, abbiamo parlato del mondo greco e del mondo romano, e per realtà politiche e culturali così diverse, no? Noi parliamo di mondo classico, ma in realtà il mondo greco è durato secoli e quello romano millenni, insomma. Ecco, ha ragione pertanto chi dice, appunto come la Castiglioni che abbiamo citato all'inizio, che non di donna, ma di donne greche, ma anche romane, bisognerebbe parlare. Ecco, l'impressione però è che una costante c'è, ecco, è quella da cui siamo partiti, cioè l'assenza di diritti politici e la limitazione di altri diritti, e questa cosa le avvicina davvero alla condizione di indispensabili straniere, come ha detto Scheid. Appunto, infatti, l'accusa alle donne ateniesi e romane che hanno provato a occuparsi di politica, come Aspasia, come Sempronia, come Agrippina, è sempre la stessa: si comportano da uomini. E le donne che si comportano con eccessiva libertà, si comportano come gli uomini, poi si beccano anche quelle altre accuse ancora più infamanti delle quali abbiamo parlato prima. Ecco, ribadirei che vi è qualche possibilità in più a Roma,
per le donne imprenditrici in virtù della capacità giuridica ed economica. Io invito i nostri giovani a, come dire, a riflettere sugli aspetti giuridici. Qualche volta si studia la storia senza tenere conto della condizione giuridica delle persone, della personalità giuridica dei soggetti che studiamo. È una cosa di grande importanza e di grande interesse. E proprio perché abbiamo fatto un accenno al diritto, è impossibile, ripeto, che prima di chiudere non vi faccia vedere, come dire, la nostra Costituzione, no? Proprio per un opportuno elemento di confronto tra passato e presente, ma non perché voglio forzare, è ovvio che il passato e il presente sono due cose diverse, però i nostri studenti e i ragazzi che mi stanno ascoltando lo ricordino bene l'articolo 3 della Costituzione, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. E poi articoli successivi, articolo 48, sono elettori, diritti politici quindi attivi, tutti i cittadini, uomini, donne che hanno raggiunto la maggiore età. Allo stesso modo, voglio dire, articolo 51, i diritti passivi, tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici, alle cariche elettive, in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Vi ringrazio per l'attenzione, credo che una decina di minuti per qualche eventuale approfondimento e per qualche, come dire, curiosità li possiamo trovare. Eventualmente, se non ci fossero, come dire, delle domande, possiamo approfondire qualche elemento. Quindi qui vedo che c'è nella chat relatore una domanda, no? Le istituzioni di Gaio sono di circa due secoli successive ad Augusto. Un'involuzione, dunque, quel richiamo alla necessaria tutela dei maschi e della famiglia. Ovviamente no. Allora, le istituzioni di Gaio in realtà non sono, tra virgolette, semplicemente la fotografia di una situazione che c'è al tempo di Gaio, sono un, come dire, un manuale di diritto nel quale c'è dentro anche la storia giuridica della Roma precedente, della Roma dei secoli precedenti. Io non penso che Augusto avesse, come dire, fatto un salto in avanti con il Ius Trium Liberorum, ecco, eccessivo da un punto di vista giuridico. Voleva dare alla, come dire, innanzitutto alla maternità un valore molto importante, ecco, un valore molto importante. Perché noi sappiamo che la politica augustea, no? Nella difesa della famiglia, nella difesa, come dire, dei matrimoni, ricordiamo anche la Lex Iulia de adulteris coercendis, aveva un forte valore propagandistico. Io penso che dietro Augusto, più che non un cambiamento della mentalità giuridica, era proprio, come dire, l'idea di mandare un messaggio. Se le donne fanno figli, se le donne contribuiscono, come dire, a creare, a sfornare nuovi cittadini, avranno come premio una, come dire, una maggiore possibilità di autonomia. Ecco, Gaio fotografa una cosa che non si è cancellata anche con la istituzione dello Ius Trium Liberorum, che si è un pochettino attenuata. Io direi che questa potrebbe essere una risposta, anche se quando si entra in questioni di questo tipo, dove oltre al diritto c'è la dimensione etica, la dimensione familiare, la dimensione morale, è sempre difficile dare una risposta sola. A proposito di Augusto, no, dato che vedo che in questo momento non ci sono altre domande, penso alla difficile, al difficile rapporto di Augusto con le donne, insomma, no? Con Livia, la sua
diciamo, seconda barra terza moglie, la prima non la contiamo nemmeno, voglio dire, ebbe un rapporto paritario quasi. Ma pensiamo al rapporto profondamente conflittuale che ha avuto con la figlia Giulia, insomma, la ribelle di famiglia, ecco, che era famosa per i suoi adulteri proprio mentre il padre promuoveva le leggi contro gli adulteri. Vediamo le domande. Può parlare dell'epiclarato in Grecia? No, vediamo un po'. Caterina Parisi, pensando all'interesse degli autori latini per le donne, dotate, scusatemi, ma ho un problema di vista da vicino, e quindi... Per donne dotate di poteri oscuri, si pensi alla maga Eritto di Lucano, è possibile parlare almeno nel campo della stregoneria e delle scienze occulte di predominio femminile? Chiede Caterina Parisi. Allora, io direi sicuramente sì. Qualche cosa che sempre fa parte della sfera del sacro, no? Ecco, la magia fa parte della sfera del sacro, quindi, come dire, le donne possono intervenire in quest'ambito con una libertà che invece, per quanto concerne la vita, come dire, politica, non viene loro concessa. Però c'è un altro però. Se noi notiamo le donne maghe, no? Della tradizione greca, della cultura greca, spesso non sono greche. Cioè, pensiamo a queste donne che provengono dalla Tessaglia, no? Zona di maghe, che però è ai margini del mondo greco. Pensiamo a Medea, che viene dalla fine del mondo, voglio dire, appunto. Pensiamo a Circe, no? La cui ubicazione al di là del Circeo, no? Che noi abitualmente consideriamo, viene resa da Omero in una forma molto vaga e molto nebulosa. Ecco, effettivamente c'è anche questo aspetto, insomma, nel mondo antico, classico, è vero, le donne hanno una grande forza, una grande importanza nell'ambito della magia, soprattutto se straniere, questa è una costante, una caratteristica. Vedo il femminicidio, potrebbe, scusatemi, vedo una domanda sull'esilio di Ovidio, appunto, una domanda che mi interessa, voglio dire, non lo so, sull'esilio di Ovidio si è scritto tutto e il contrario di tutto. Devo dire che se avete voglia di leggere il libro di Braccesi, di Lorenzo Braccesi, su Giulia, appunto, la figlia di Augusto, troverete delle informazioni abbastanza interessanti anche relative all'esilio di Ovidio. Io credo che quando si parla del fatto che lui abbia potuto vedere qualcosa che non doveva vedere, abbia potuto assistere a qualche situazione alla quale non avrebbe dovuto assistere, eccetera, avrebbe potuto non essere soltanto una questione, come dire, di corna o di tradimenti all'interno della casa imperiale. Ecco, è anche possibile, anche in virtù dei legami di Giulia, figlia di Augusto, della quale Ovidio era in qualche modo amico, con alcuni esponenti dell'opposizione al padre, che si potrebbe trovare una strada per, come dire, dare una lettura un po' meno semplicistica dell'esilio di Ovidio. Ecco, Agrippina non venne uccisa da Nerone sotto la richiesta della sua amante, siccome le aveva promesso il terribile imperatore un'altra donna. Questa domanda non la capisco. Mi si dice che dobbiamo chiudere, appunto, e quindi stanno arrivando un po' tutte insieme queste domande. Direi che però, insomma,
la voce della, come dire, del team mi sta chiamando come dire, a una chiusura del webinar. Ecco, quindi eventualmente io spero di avere modo di riparlare con voi ancora di queste cose. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti, buon pomeriggio.